Io sono Alessia e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video dei regali sia di compleanno che di Natale di questo 2020 che è stato bruttino. Poi tra poco uscirà anche l'ultimo video dell'anno che sicuramente sarà il video dei preferiti del mese di dicembre. Ho deciso di fare tutte e due insieme regali e compleanno. Io sono nata a fine novembre, il 27, giusto per fare un video un pochino più sostanzioso e più carino, quindi ho diviso qui, vicino a me ci stanno le cose del compleanno e le cose di Natale. Ho ricevuto per il mio compleanno questo braccialettino qui che vedrete tanto un cover up di tutte le cose. Quindi questo braccialettino qui è molto fine ed elegante ed è carinissimo, mi piace un botto. Da quando me l'hanno regalato ce l'ho sempre su, non lo levo quasi mai tranne per fare la doccia perché non voglio che si rovini troppo, che tra l'altro è stato anche tra i miei preferiti del mese di novembre, ovviamente, perché mi piace un botto. Dopodiché passiamo a Pandora, perché io ho il bracciale di Pandora, anche se sono un pochino fregaroli, ho avuto un po' di brutte esperienze, però mi piacciono le cose che dobbiamo fare, quindi continuo a farmele regalare. Allora, questo aereo qui, piccolissimo, regalato dai miei genitori, ed è molto molto bello. In questo periodo non si può andare da nessunissima parte, ma è troppo carino, è un amore, c'è il cielo blu con la nuvoletta e mi piace un botto, le ali che si muovono anche, stupendo. Dopodiché invece questo anello qui volevo da troppo e ne vorrei prendere almeno un altro, se non tre addirittura, da mettere insieme, che vengono molto più carini secondo me, e sta nella stessa mano di dove ho il braccialetto quello fine ed elegante, che secondo me ci sta benissimo. Dopodiché avete visto che a Tezenis hanno fatto questa cosa di pigiami della Disney eccetera, io sono andata fuori di me perché amo troppissimo queste cose, quindi per il compleanno mi hanno regalato come prima cosa queste mutande che sono troppo carine, tipo a culotte con il dalmata, è tutto con i dalmata, già vi avverto perché io amo i dalmata, quindi bellissimo. Quest'altre mutande, che queste sono così normali, mentre dietro c'hanno il pizzo, quindi sono un pochino più osè e sono comunque fatte benissimo e morbide, e con i cagnolini, che sono un amore, i cagnolini, belli, tutti che dormono, beati loro. E poi i calzini, questo di quello nero con scritto Best Dreams, che tanto mo lo rivedrete perché è lo stesso pigiama che mi sono fatta regalare. Questo, il pantalone è fatto in questo modo, tutto nero così, mentre la parte sopra è questa qua, tutta nera con scritto Best Dreams come calzini, identici. Poi l'ultimo grosso regalo invece per il compleanno è stato che ho visto su Euronics, che tra l'altro poi ho preso prima perché era un pochino prima, eccetera eccetera eccetera. Non mi ricordo se era per il compleanno o per Natale, insomma l'ho aperto prima di Natale, però insomma era tra i due, ed è questa sedia da gaming con insieme da Euronics, c'era questo pacchetto con le cuffie da gaming, la tastiera, il mouse e il tappetino, e io ne ho subito approfittato perché volevo una poltrona nuova insomma per la mia camera e la volevo simile a questa o comunque così, e quindi l'ho trovata molto conveniente come offerta perché praticamente è il costo della sedia, quindi tutto il resto è il regalo, e sono di ottima qualità tutte le cose, mi piacciono molto, quindi ho tutta la mia scrivania perfetta da gaming, che cosa che non sono, però mi piace, sono una videomaker, una montatrice, quindi ci sto. Perfetto, ora passiamo ai regali di Natale e voglio cominciare col botto perché questo regalo erano tipo anni che lo desideravo e finalmente l'ho avuto e sono stra mega ultra felice perché mi piace un botto, e cioè sto parlando della Instax Mini 11, che io non avevo neanche idea, ragazzi, mi ero persa che fosse uscita l'11. Io la volevo troppo, tipo la 9, e quindi finalmente mi hanno regalato questa e sono stata veramente felice di chi me l'ha regalata, cioè bellissimo, cioè non lo so, l'avevo anche mezzo intuito e mi è piaciuto un botto, un regalo apprezzatissimo, ed è molto bella esteticamente. L'unica pecca, infatti l'ho sgridato, è il colore, perché io il rosa non lo amo particolarmente tanto, però mi ha detto che c'era rosa o bianca e quindi ha voluto fare un tocco di colore per non lasciarla bianca, però tanto ci comprerò ovviamente la cover, tipo borsetta insomma da portare in giro, che la devo ordinare. Per adesso l'ho vista nera con le costellazioni, quindi bianca e nera con rosa che c'è il bianco, ci sta. Ho già appeso due polaroid qui, che in realtà sarebbe il mondo, e ci volevo appendere polaroid, sì, ma dei viaggi, però visto che fino a mo non si va da nessuna parte, ci ho appeso queste due che ho fatto, ma in realtà ne abbiamo fatte 5, una
scartata. L'altra è venuta malissimo. Una terza, che è dopo quella che ho io, è venuta nì e l'ho data a lui. Ed infine queste due, quindi, che se mi seguite su Instagram qualcuna l'avete anche vista, perché l'ho postata anche lì, perché amo, cioè mi piace un botto. Anche il fatto che magari vengono un po' sfocate così, se vengono totalmente rovinate è un peccato, però un pochettino sfocate così dà quel tocco vintage che mi piace. Poi ho ricevuto altri due charm qui dei Pandora. Allora, uno lo desideravo da un botto e l'hanno anche rifatto tra virgolette, ed è la macchinetta fotografica, bellissima, stupenda, fatta nei minimi particolari e molto molto carina. E dico che l'hanno rifatta perché al posto dell'obiettivo c'è tipo uno svaroschino, insomma una pietruzza che brillucci, che prima non c'era questa cosa, e questo mi piace un botto. E poi mi hanno regalato invece il charm del cavallo, perché io amo i cavalli. Non ho un cavallo, non sono mai andata a cavallo, però ci so andare abbastanza bene. E mi hanno regalato il charm del cavallo, l'ho messo vicino alla zampina perché li amo. Amo i cavalli, amo gli animali e quindi... E poi è carino, c'è il musetto carino da sotto. Da sotto fa ridere, però da sopra è carino. Vabbè, comunque. Questo per ultimo, perché c'è una cosa dietro e quindi è molto molto carino. Mi hanno fatto un altro pigiama di The Zenis, che è l'altro che mi piaceva un botto, che è tutto bianco questo, con scritto 5 more minutes please, quindi tutti i cucciolotti appena svegli, carinissimi. E infatti all'inizio ero indecisa tra quello nero e quello bianco, alla fine poi me l'hanno regalati entrambi. E il pantalone così, con tutti i cagnolini, ma sono un amore che non mette a fuoco, mi sa. Vabbè, comunque sono tutti cagnolini anche qui che dormono, beati loro. Dopodiché mi hanno regalato mia madre sempre praticamente, i calzettoni così molto da montagna, belli, invernali, caldi caldi ragazzi, morbidissimi, che io a casa col piede nudo che ce lo metti dentro ci sta una bomba, ed è, va in giro così per casa quando in quelle giornate più da film, insomma così, quindi morbidi, sempre apprezzatissimi. E sempre a Natale, sempre, ah, sempre mia madre le ciabatte, queste sono anche abbastanza da uomo secondo me, però chi se ne frega, sono morbide morbide, blu. Infine il penultimo regalo di Natale è questa cosa che mia madre, come ripeto, ha regalato ciabatte a tutti i miei fratelli, calzettoni, e quest'anno ha deciso di regalare anche l'Oral-B. Facciamo sponsorizzazioni gratuite all'Oral-B, sia per un fattore ambientale, anche se non cambio moltissimo in realtà così, un pochettino sì, perché le testine le cambio molto meno, che sono solo le testine, non è tutto spazzolino di plastica, però insomma l'Oral-B con ovviamente il caricatore e tutto il resto funge, cioè funge nel senso, però adesso lo sto usando, mi devo un po' abituare, la prima volta ci ho messo il dentifricio, ho fatto e cioè ho azionato ed è schizzato tutto in giro, quindi mi raccomando, prima nella bocca e poi azionarlo. Adesso arriviamo all'ultimo, che in realtà è una cavolata, e mo capirete il perché, ma il dietro, che è una cosa carinissima, è un maglioncino così, che è stato preso in questo negozio, si chiama Nick, che sta al centro di Roma. Quindi insomma al centro di Roma, qui col collo alto, ed era molto carino, l'ho provato e mi sta corto di maniche, mi sta tipo così, e quindi no, quindi mi sono fatta dare lo scontrino, lo andrò a cambiare eccetera, però ve l'ho voluto mostrare lo stesso perché abbiamo fatto questa cosa carina con i colleghi di lavoro, che si chiama il Secret Santa, che dovreste sapere cos'è, cioè se non sapete cos'è, male male male, è questo gioco che si fa fra un gruppo di amici, che si fanno i bigliettini di tutti i nomi, tu peschi e il nome che ti esce fuori devi fare il regalo, così tutti ricevono un regalo magari anche un pochino più sostanzioso, oppure tanti piccoli regali, insomma uno lo fa poi come vuole, però tutti ricevono i regali senza che ti metti a fare il regalo a chiunque, no? Quindi lo peschi, fai il regalo e poi ti ritrovi dopo il pranzo di Natale che noi abbiamo fatto eccetera, ci siamo messi lì tutti in cerchio a scattare i regali, è stato un momento molto cute e carino, però insomma questo è molto bello da fare soprattutto in questo periodo, che magari si ordinavano delle cose e lo spedivi e dei tuoi amici lontani, parenti eccetera, quindi è una cosa molto carina, che è il primo anno in realtà che lo faccio, e lo faccio addirittura con i colleghi di lavoro, l'ho fatto e non con i miei amici più stretti, non so perché non siamo mai riusciti a farlo. Comunque questo è quanto, e questi sono stati i miei regali, insomma soddisfatta, anzi non mi aspettavo tutte queste cose, anche se alcune cose sono molto prevedibili, tipo le ciabatte e le pantofole di mia madre, ma le ciabatte e le pantofole sono la stessa cosa, i calzini e le pantofole, però insomma. E ovviamente il regalo più apprezzatissimo è stata la Instax per me, perché la amo veramente tipo troppo,
così, carina. Magari non spingo il pulsante perché mi sono sbagliata l'altra volta che ho aperto, ho cliccato così perché stavamo lì a cliccare e che adesso è chiusa, quindi cliccavi e poi ho aperto. E la prima foto infatti è venuta tutta sfogata. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bellissimo pollice in su. Spero anche tantissimo che abbiate passato un buon Natale nonostante tutto. Vi auguro un felice anno nuovo. Sì, non so se riesco a far uscire il video prima o dopo, insomma devo vedere. Quindi buon anno nuovo, speriamo sia molto meglio di quest'anno che no, direi assolutamente di no. Quindi io vi mando un grossissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e buona vita, ciao!